Eccoci, dovremmo essere in diretta. Buonasera, ben ritrovati a tutti al consueto appuntamento con le dirette delle edizioni Ares. Intanto ringraziamo Mauro Della Porta Raffo che sarà qui Buonasera a tutti. con noi questa sera e che ci ospita questa diretta nel suo studio. Per inciso, vi preghiamo anche di farci sapere se si sente bene, perché essendo tutti e due qui non abbiamo potuto fare prove. Riepiloghiamo prima di dare la parola a Mauro Della Porta Raffo per la presentazione di questo libro USA 2020. Riepiloghiamo un attimo per chi si sta collegando in questo momento le ultime novità che riguardano i libri Ares, in particolare una certa risonanza che hanno avuto domenica scorsa su Rai 2 nel corso del programma Sulla via di Damasco. È stata dedicata una certa attenzione al libro pubblicato da Luciano Regolo e Grazia Ruotolo, dedicato alla figura di Don Dolindo Ruotolo, e l'inserto Robinson di Repubblica ha apprezzato l'inchiesta su Sherlock Holmes di Paolo Gulisano, di cui abbiamo parlato proprio nel corso di una di queste dirette. E Famiglia Cristiana infine ha rilanciato la nostra diretta su Margherita di Savoia, altro libro che ha come autore Luciano Regolo. Ricordo ancora tra le novità il nuovo numero di Studi Cattolici, in particolare l'editoriale di Cesare Cavalleri, e la retrospettiva sulla Mostra del Cinema di Venezia con le pagelle ai film di Armando Fumagalli e le interviste di Claudio Pollastri. Anticipo fin da ora la prossima diretta, che sarà martedì prossimo, 27 ottobre, dal titolo Risposami, un libro di Mariolina Ceriotti Migliarese, medico, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta. Qualche mese fa l'autrice ne ha scritto anche su Avvenire con un articolo che troverete nella rassegna stampa del suo libro, sempre sul sito delle edizioni Ares. E martedì prossimo, appunto, ne parlerà in diretta con noi, in diretta Facebook, insieme a Martina Benini, che è responsabile dell'area social delle edizioni Ares e cura su Studi Cattolici la rubrica dedicata allo sguardo dei media. Martina Benini ha realizzato inoltre il book trailer del libro di Giampiero Neri, Da un paese vicino, che trovate sul canale YouTube delle edizioni Ares. Dunque, stasera, come vi abbiamo anticipato, siamo con Mauro Della Porta Raffo per parlare del suo libro, praticamente ormai nell'imminenza delle elezioni presidenziali 15 americane, giorni. 15 giorni, il 3 novembre si andrà a votare negli Stati Uniti. Tra poco vi diremo anche per che cosa si vota Già. precisamente, sfatando un equivoco. E Mauro Della Porta Raffo non ha bisogno di presentazioni, autore di diversi saggi. Diciamo solo l'essenziale, autore di diversi saggi anche della rubrica per diversi anni sul Foglio intitolata Il Gran Pignolo. Pignolerie, Carpignolo come venivo chiamato io, Era come veniva chiamato ma lei. invece come vengo chiamato io, ma Viene, invece le ancora. pignolerie. Perfetto. Da 13 anni. cui è uscito il libro, poi 10 anni di Sì, pignolerie, sì. sempre per Ares. È presidente onorario della Fondazione Italia USA. Che dire, ho visto, ho letto e ricordo tutto, è una Assolutamente. delle sue Anche definizioni, le cose che devono ancora autodefinizioni, avvenire. anche le cose che Questo devono ancora. l'ha detto De Bortoli, parlando di me. Dice, Ah, mi è vero. ricordo anche le cose che devono ancora avvenire. Per Per quanto quanto riguarda riguarda certe cose, non certe posso, cose, no, certe cose non posso dire. per quanto riguarda il Voglio programma di dire, sia stasera. ben chiaro che se qualcuno mi intervista su materie scientifiche, No, io non no, so niente. quelle le escludiamo. Niente, Allora proprio. cominciamo a chiederle, partendo dalla data del 3 novembre, comunemente si sente dire in giro, si va a votare per chi? Per il Presidente della Per Repubblica il, e Americana, Presidente degli non è Stati Uniti. vero. Non è vero fatto, non è vero fatto. Allora, il 3 novembre, che in realtà perché il 3 novembre? Si vota il 3 novembre perché dal 1848, per una legge del gennaio del 1845, quindi precedente, si vota il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre. Questo c'è una lunga storia dietro. Intanto si votava regolarmente nel mese di novembre, ma per tutto il mese, compresi anche qualche giorno di dicembre, quando capitava, o addirittura di ottobre, fino dal 1792 fino al 1844 compreso. Comunque,
Comunque si decise che si poteva votare in un giorno solo perché era migliorato, i trasporti erano migliorati, si poteva andare più velocemente dove c'erano i seggi elettorali e così via, tutte queste belle cose. E quindi dal 1848. Allora si vota di martedì. Perché si vota di martedì? Perché il discorso era questo: la domenica non si può votare perché è il giorno dedicato al Signore. Stiamo parlando di periodi storici nei quali la religione aveva un fortissimo peso. Dice, allora votiamo di lunedì? No, perché comunque va bene, i trasporti sono migliorati, ma ci vuole lasciare, bisogna lasciare qualche tempo per arrivare dove ci sono, dove sono i seggi elettorali, non come adesso che li troviamo dovunque, praticamente, no? E la terza ipotesi era quindi martedì. Allora lei dice, va bene, si vota di martedì, ok? Ma si può votare? Beh, novembre lo lasciamo perché era il mese in cui i contadini e gli allevatori avevano un maggior tempo rispetto al resto dell'anno dove lavoravano di più. Quindi, martedì, novembre. Il primo martedì di novembre? No, perché il primo martedì di novembre può essere ogni santi. E per esempio nel 2016 era l'1. E quindi non si può votare nel giorno di ogni santi per lo stesso ragionamento per il quale non si può votare di domenica. E quindi il primo martedì dopo il primo lunedì, quindi in un giorno che è dal giorno 2 al giorno 8. Questo è il periodo in cui si vota, ok? Che cosa si può dire a questo riguardo? Intanto è una cosa straordinaria, perché vuol dire che noi adesso possiamo sapere nel 2048 quando si voterà negli Stati Uniti. Perché basta andare a vedere qual è il primo martedì dopo il primo lunedì dell'anno 2048 e sapremo in che giorno si vota, ok? Quel giorno lì si voterà. Questo a parte il fatto che si vota anche per voto postale e anticipato, ma che è un discorso che faremo successivamente. Allora, quindi si vota. Ma per chi? Perché questo è il problema. Mi è stato chiesto per chi. Non si vota per il Presidente degli Stati Uniti. Anche se alla fine, quando si è arrivati al conteggio finale, che quest'anno non ci sarà, per le ragioni che dirò dopo, alla fine si dirà ha vinto il tadetario, ha vinto la tal'altra. No, la tal'altra è mai successo perché una donna non ci è mai riuscita. Ha vinto il tal'altra. Ma capita poi che anche questo non si possa dire, perché se per esempio nel 2000 il confronto tra George Walker Bush e Gore fu tale per cui non si poteva neanche sapere chi dei due fosse prevalso in quella situazione particolare. Ora, che cosa dobbiamo dire? Che invece si vota per i cosiddetti grandi elettori. Cioè, il voto per il Presidente degli Stati Uniti non è un voto diretto, popolare. Il popolo non entra nella cabina intendendo votare l'uno o l'altro dei candidati. Attenzione, i candidati ufficialmente sono 37, non 2, questa è un'altra cosa che ci arriva. Perché a me non ti servo per no, ne parliamo. Certamente. Allora, dicevo, non solo per non siete in cabina per votare per i candidati, o meglio, sì, si vota per i candidati, ma in realtà, stato per stato, si stanno eleggendo dei signori che si chiamano i grandi elettori, in inglese si dice electors, con la E maiuscola per distinguere dagli electors con la E minuscola, che sarebbero i cittadini normali. Ora, i grandi elettori, come li ho definiti io per far capire la differenziazione con gli elettori normali, che sono 538, sono divisi per stato, vengono eletti stato per stato, per conquistarli, tranne che nel Maine e nel Nebraska, che hanno una particolare definizione interna di quel del sistema, si usa il sistema winner take all method. Cioè, praticamente, chi vince per voti popolari in uno Stato prende tutti i grandi elettori ai quali ha diritto quello Stato. Può vincere anche di un voto popolare solo. La ragione per la quale, per esempio, quando io dico sempre che li ha sprecati, quando la Clinton nel 2016 ha preso quasi 5 milioni di voti più in California, ha sprecato 4 milioni 999 mila, perché bastava che ne prendesse uno in più. È chiaro che non si può fare questo ragionamento. Ma questo è un collegamento anche per fare il ragionamento finale che porta a dire che si può vincere la presidenza degli Stati Uniti non vincendo per il voto popolare a livello nazionale, ma ci arriviamo dopo. Quindi vengono eletti 538 signori. Perché 538? Intanto, perché sono pari al numero dei senatori, che sono 100, 2 per Stato, 50 Stati, 100 senatori. Dei rappresentanti, che sono quelli che per noi chiamiamo deputati, che sono 435, 435 più 100 fa 535, sono 538 dalle elezioni del 1964, per inciso, prima quando gli stati erano di meno, è chiaro che i grandi elettori erano di meno, perché adesso sono 538, ma prima evidentemente no. La prima volta che si è votato erano solo 13 stati, quindi i grandi elettori erano un numero infinitamente inferiore. Ora dicevo, che i grandi elettori sono 538 perché si aggiungono i tre ai quali ha diritto il distretto di Columbia, che non è uno stato,
che non ha elezioni statali proprie, ma che quando ci sono le elezioni presidenziali, cosiddette presidenziali, perché vi ho detto che in realtà si votano i grandi elettori, ha la possibilità di esprimere, ha il diritto di esprimere tre propri rappresentanti, cosiddetti grandi elettori o delegati nazionali. Quindi arriviamo a 538. Se sono 538 questi signori, che poi si riuniranno successivamente, vi dirò come e quando, la maggioranza assoluta da raggiungere è 270. Quindi qual è il ragionamento che si fa alla fine della serata, della nottata, per noi italiani che seguiamo le elezioni? Io vado porta a porta ogni volta, ci sarò anche quest'anno, Covid permettendo, perché non si sa mai che cosa può succedere. Dicevo, che cosa succede alla mattina? Che si arriva a dire il signor Tal dei Tali ha raggiunto presso a poco i 270, i 290, i 300 delegati o con dei grandi elettori ed è il presidente. Ma questa è una finzione, che come ho detto ha raggiunto un numero di grandi elettori per il quale poi sarà nominato presidente degli Stati Uniti. E questo quando? Quando quei grandi elettori si riuniranno il primo lunedì dopo il secondo mercoledì del mese successivo, quindi di dicembre. Allora, il primo martedì dopo il primo mercoledì del mese, il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre si vota i grandi elettori. E il primo lunedì dopo il secondo mercoledì del mese di dicembre successivo, i grandi elettori riuniti in collegio nominano il presidente degli Stati Uniti. A qui interviene una cosa molto divertente, che in effetti si è verificata solo nel 1824, ma che è prevista dall'emendamento, l'undicesimo emendamento del 1804. Il 12° emendamento è molto importante perché è quello che ha istituito il ticket elettorale. Fino al 1800, alle elezioni del 1800 compreso, non c'era il ticket elettorale, per cui c'erano i candidati presidente e vicepresidente che non venivano distinti l'uno dall'altro. E questo provocava situazioni pazzesche. Poi, oltretutto, succedeva che chi aveva più voti, più grandi elettori, veniva nominato presidente e secondo vicepresidente, quindi poteva essere di un partito diverso. E in effetti nel 1796 fu nominato presidente John Adams, che era federalista, e vicepresidente Thomas Jefferson, che era invece repubblicano democratico. Quindi c'era questa strana cosa. Nel 1804 decisero di cambiare con questo emendamento e istituirono il famoso ticket, per cui adesso ogni partito deve presentare un candidato alla presidenza e uno alla vicepresidenza, no? Sono collegati nello stesso strumento, diciamo. Per evitare che si trovino in contatto. Dopo vi dirò che è possibile ancora, ma è una cosa molto divertente che mi sono divertito a studiare in questi ultimi giorni. Allora, la faccenda è divertentissima, perché gli Stati Uniti hanno è un sistema elettorale che a me affascina e mi diverte molto, ma devi conoscerlo bene per capire che è divertente, se no altrimenti ti pappini, non arriva fino in fondo. Allora, a questo punto, nel collegio elettorale, il primo lunedì dopo il secondo mercoledì del mese di dicembre, si arriva alla nomina del presidente. Sempre? No. Nel 1824 non è successo. Perché non è successo? Perché i candidati alla presidenza, invece di essere due, come siamo abituati normalmente, parliamo di due quelli importanti che possono davvero vincere, perché abbiamo già detto sono 37 attualmente, ma quelli che possono vincere sono due, naturalmente. Allora, che cosa succede? Invece che erano di essere due, erano quattro, tutti di un bel peso. E quindi nessuno dei quattro riuscì a vincere il numero di grandi elettori necessario per essere eletto nella riunione del collegio elettorale successivamente. Quindi che cosa successe? Che si arrivò ad applicare quello che dicevo prima, l'articolo, l'emendamento del 1804, che fra le altre cose prevede che in questa determinata situazione la votazione per la presidenza viene demandata alla Camera dei rappresentanti. E qui succede una cosa veramente eccezionale, la prima cosa eccezionale, perché dopo ce ne sono altre. Allora, la prima cosa eccezionale è questa: alla Camera dei rappresentanti, quando si vota per il presidente, ripeto, successo solo nel 1824, che cosa succede? Che la disposizione dice, recita, che ogni delegazione statale di rappresentanti, cioè quelli del Texas, quelli dell'Oklahoma, quelli della California, del Kansas, eccetera, si riunisce, a maggioranza decide per chi votare tra i due, tra i tre, perché in quel caso vuol dire che ce ne sono tre, come è successo una volta, erano quattro ma il quarto non partecipa al ballottaggio, per cui si riunisce per fare il ballottaggio tra i tre, dicevo che decide ogni delegazione, stato per stato, per chi votare e il voto dello stato vale uno. Questo è importantissimo perché vuol dire che mentre la California come delegati in una elezione normale ha diritto adesso, essendo la più popolosa, a 55 delegati o grandi elettori, quando si arriva a quel punto vale uno, come il Wyoming, che è infinitamente meno popolato,
a 500.000 abitanti circa contro non si sa quanti milioni dei californiani, che vale a sua volta uno a prescindere dal fatto che non sia popoloso. Questa situazione è tale per cui può essere eletto presidente degli Stati Uniti, se si arriva a quel punto, non chi ha avuto il maggior numero dei voti popolari o dei voti addirittura dei delegati precedentemente, come in effetti successe nel 1824, perché chi aveva vinto da questo punto di vista era Andrew Jackson, e in verità fu eletto John Quincy Adams, che era arrivato secondo, ma chi riesce ad avere il voto di più delegazioni statali. Ora, nella situazione data nella quale siamo adesso, con Trump contro Biden, nell'ipotesi, facciamo ci sono due ipotesi, ma diciamo quella più facile. Nell'ipotesi in cui si finisca, per quanto riguarda i grandi elettori, essendo 538 a 269 pari, che è possibile, anche se naturalmente è molto improbabile, nel momento in cui si riunisce il collegio dei grandi elettori, non può nominare il presidente perché c'è un pareggio. Così anche nel caso in cui uno dei due fosse avanti di due o tre punti, per esempio 271 268, o 67 in realtà, e succedesse che qualcuno dei grandi elettori decidesse di cambiare il voto, perché la cosa è consentita da alcuni stati, si potrebbe arrivare a un pareggio. Ora, comunque, se si arriva a un pareggio, la cosa viene demandata, come ho detto, alla Camera dei rappresentanti. Siccome normalmente accade che gli stati che hanno delegazioni a maggioranza repubblicana sono in numero superiore a quelli che hanno la rappresentanza legislativa democratica, succede spesso questo, finisce che potrebbe essere eletto presidente Trump in caso di pareggio, pur avendo un partito repubblicano, non lui perché aveva pareggiato, ma il partito repubblicano perso le elezioni. Ok? Questa è la prima ipotesi. In questo caso, normalmente cosa succede? Perché addentriamoci nei particolari ancora più divertenti. Normalmente cosa succede? Che il vicepresidente segue il presidente, quindi Mike Pence verrebbe a sua volta confermato. Ma attenzione, l'emendamento del 1804 dice pure che nel caso in cui non ci sia una maggioranza precostituita al collegio, anche per il vicepresidente, la decisione viene presa dal Senato, non dalla Camera dei rappresentanti. Allora, supponiamo che il risultato di questa campagna elettorale prossima, perché è il prossimo Senato e la prossima Camera che votano, non quelli attualmente in carica, ma quelli che entreranno in carica nel 2021, ecco, supponiamo che ci sia una maggioranza di delegazioni a maggioranza, scusate il discorso, repubblicana che confermi il buon Trump, e invece al Senato una maggioranza di senatori, perché qui non conta la delegazione ma contano i singoli, che siano democratici e che eleggano Kamala Harris, che è il candidato alla vicepresidenza democratica. Si potrebbe arrivare a quello che era successo solo nel 1796, perché mancava il ticket all'epoca, e qui invece per questo stranissimo gioco di alchimia si potrebbe arrivare ad avere un presidente repubblicano con una vicepresidente democratica. Ma sì, ma è una cosa, io mi sono arrampicato sui, è un'ipotesi di scuola, io mi diverto molto con le ipotesi di scuola, intanto bisogna conoscere la materia perché sennò non ci si arriva a queste cose qua. È divertente. Sì. Trump primo mandato, adesso non si sa se ce ne sarà un secondo. No, non lo sappiamo. Da dove è saltato fuori Donald Trump nel 2016, che non viene dalla politica, non viene dalla carriera militare come la stragrande maggioranza dei predecessori. E l'altra, tra virgolette, anomalia di Trump, che si è vista anche dopo, è che questo soggetto viene visto praticamente come il cattivo della situazione, un presidente di orientamento opposto ad altri veniva, tra l'altro, anche nel, pur essendo considerato conservatore, a suo tempo, nel 2016, ce n'erano altri che sembravano più conservatori molto, di lui. Molto, Ted Cruz era decisamente più a destra, assolutamente, non c'è dubbio, ed è stato il suo presidente. E questo è uno dei motivi per cui viene attaccato. Vabbè, mi fa venire in mente una cosa questo. Se per ipotesi fosse subentrato Mike Pence, se ne sarebbero accorti. Mike Pence è molto più a destra di Trump, anche se non è evidente in qualche modo. Ma comunque, cominciamo dall'inizio. Dovete sapere che Trump non è stato repubblicano per decenni. In America, per votare, ci si iscrive alle liste elettorali. Se uno non si iscrive alle liste elettorali, non va a votare, chiaro.
quando ci si iscrive alle liste elettorali, normalmente, perché non è un obbligo assoluto, poi dipende anche dagli stati, ci sono un sacco di regolamenti statali particolari, si dichiara qual è il proprio partito di riferimento. Cioè io mi iscrivo e dico, normalmente voto repubblicano, voto libertariano, io voterei libertariano. E voto comunista, perché c'è il partito comunista che se nessuno lo sa, voto socialista, voto il partito dei lavoratori, voto il partito democratico, per dire anche loro. Allora, quindi uno lo dichiara, che cosa vuol dire questo? Che si può andare a vedere cosa ha fatto Trump, andate a guardare, sono dati ufficiali, non sono opinioni. Trump negli anni 90, fino abbastanza avanti negli anni 90, era iscritto alle liste elettorali come democratico. Poi si è avvicinato al Partito Repubblicano. Poi a cavallo del 2000 ha esaminato l'ipotesi, la possibilità di candidarsi per la presidenza per il Reform Party, che nessuno si ricorda più, e che era stato fondato da Ross Perot. Ross Perot era un indipendente che si era candidato nel 92 avendo un enorme successo di voti popolari, ma senza conquistare nessuno stato, era arrivato quasi al 19%. Si ricandidò, lì era indipendente, fondò poi un partito che si chiamava Partito della Riforma, Reform Party, che prese però l'8% nelle elezioni del 96, comunque sempre un bel risultato, ma il buon Trump esaminò la possibilità nel 2000 di essere lui il candidato alla presidenza della Reform Party, poi non ne fece niente e aveva subodorato bene come andava a finire, perché il partito era in dissoluzione praticamente. A questo punto si riavvicina ai repubblicani presso i quali era stato molto relativamente e si iscrive alle liste elettorali come repubblicano. Nel 2015, l'anno prima delle elezioni del 2016, il Partito Repubblicano ha un candidato, nel 2015 il Partito Repubblicano era molto diviso al proprio interno. C'erano 17 candidati diversi. C'erano, non so, John Kasich, Ted Cruz, il figlio di molti, molti, molti candidati diversi che in qualche modo rappresentavano le molte anime del Partito Repubblicano, perché contrariamente ai democratici, che in fin dei conti sono un comitato elettorale, perché funzionano per questo, lo sta dimostrando quest'anno l'elezione, la nomination di Biden, dopo ne parleremo, a confronto di questi, i repubblicani invece sono molto divisi ideologicamente al proprio interno, sembrerebbe di no vedendoli da fuori, ma in realtà è così al proprio interno. Quindi c'erano 16 anime che si combattevano praticamente in vista della nomination del 2016. Succede che Trump si rende conto che in questa situazione, per un uomo come lui che ha capacità molto forti di apparire televisivamente, di essere capace di sfondare con una frase, con una espressione, mentre altri hanno bisogno di non so, per esempio c'era il giovane Bush, il giovane dei Bush candidato, che è un uomo di un certo livello dal punto di vista culturale e intellettuale, che è stato demolito da Trump nei confronti diretti, perché non era capace se non di articolare lungamente il discorso. E quando si parla in televisione, uno si articola lungamente e diventa noioso. Invece bisogna dire delle frasi che siano tranchant, che vengono subito recepite. Ecco, successe che capì che quello era il momento giusto per entrare nella contesa e arrivare alla nomination, alla quale poi non si sa bene se aspirasse davvero o se stesse facendo semplicemente un tentativo, che poi è andato a buon fine, ecco, e arrivò come a mettersi in mezzo, proprio perché c'erano tutte quelle divisioni e c'era spazio per andare avanti. Una candidatura come la sua nel Partito Democratico in quel momento non sarebbe stata possibile, perché c'era la fortissima candidatura di Hillary Rodham Clinton, e quindi pensare di poterla contrastare, come in effetti poi fece Bernie Sanders, ma non se l'aspettava nessuno, sarebbe stata una cosa veramente un po' pazzesca. È per quello che è andato tra i repubblicani, a parte il fatto che si era iscritto nelle liste ultimamente, e lì è riuscito a passare avanti. Ecco, quindi, per quanto riguarda il resto, è un classico maverick. Nel gergo politico americano si definisce maverick il vitello non marchiato. Cioè, quando c'era il West, eccetera, se uno trovava un vitello che non era marchiato, era di nessuno. Non c'era una proprietà. Quindi il maverick è quello che non ha un proprietario, che fa quello che vuole in qualche modo, libero. Un libero battitore. In effetti è così, e l'ha dimostrato in ogni modo, perché per esempio nell'ambito del Partito
stesso repubblicano c'è un sacco di gente che non lo può sopportare, che non l'ha potuto sopportare. Il vecchio establishment, Mitt Romney, per dire, McCain, prima che morisse, ne diceva di tutti i colori. Quindi ha avuto sempre degli oppositori all'interno del partito, perché lui è effettivamente qualcosa di esterno, è un maverick. E dal punto di vista del risultato elettorale è un cavallo oscuro, un dark horse, che nel gergo dell'Ippica è il cavallo non favorito che vince. E così è andata. E invece dalle elezioni del 2016 a quelle del 2020 è di nuovo lui il candidato repubblicano. Sì. A maggior ragione considerando questa non unanimità di cui gode... Sì, ma non c'è stata opposizione all'interno del partito praticamente. Voi avete visto che le primarie e i caucus del Partito Repubblicano praticamente non hanno avuto nessuna storia. All'inizio qualcuno ha cercato di opporsi, ma era un'opposizione velleitaria che non ha portato a nessun risultato. In realtà, quando si facevano le primarie e i caucus del Partito Repubblicano, il candidato era soltanto lui, prendeva il 100%, 88% quando andava male, una cosa del genere. Quindi, e invece dall'altra parte naturalmente si è abbastanza votato per arrivare alla nomination, abbastanza. Parliamo delle ultime elezioni. Anzi, molto si è notato. Bisognerà parlare di come è arrivato Biden, perché non dimentichiamoci una cosa: Biden è imposto dal partito. Se voi andate a vedere i risultati elettorali dei caucus di febbraio e delle primarie di febbraio, cioè i primi caucus e le prime primarie democratiche, il buon Biden prendeva sberle da chiunque. C'era Buttigieg, c'era Klobuchar, c'era la Elizabeth Warren, c'era Bernie Sanders che andava fortissimo ancora, no? Il radicale di sinistra, socialisteggiante o addirittura definito, autodefinitosi socialista del Vermont. Quindi c'era gente che gli dava delle legnate mica da ridere. Si arriva poi alla votazione in South Carolina ed è il 29 di febbraio. Lui è l'ultimo della pista. Andate a vedere cosa scrivevano i giornali, lo trovate su internet. Scrivevano: poverino, non conta più un accidente, non è più capace, è vecchio. Ora, questa persona così incapace e vecchia, nel 29 di febbraio, vince le elezioni in South Carolina. Perché? Perché laggiù, tra i democratici, ricordate che nelle primarie e nei caucus votano quelli del partito, a meno che non siano aperte, ma sono poche le primarie aperte, da quelle parti conta moltissimo il voto nero, e il capo dei neri di quello stato, che è Clyburn, il quale è uno dei dirigenti del Partito Democratico a livello nazionale, disse di votare per Biden. Lui vinse quella elezione, era di venerdì, sabato, e il 29 di febbraio, sì, adesso non ricordo se era venerdì o sabato, comunque il martedì successivo ci sarebbe stato, ai primi di marzo, il super martedì, votavano 13 stati contemporaneamente. Bernie Sanders, nella situazione in cui c'era, avrebbe potuto vincere la maggior parte dei delegati che c'erano in ballo in quei 13 stati. Allora che cosa fece la maggioranza del Partito Democratico dell'establishment? Chiamò Buttigieg, Klobuchar, come si dice, Warren, che non accettò a dire il vero, ma tutti quelli che erano candidati contro, alternativi per la nomination, e li fece ritirare, Beto O'Rourke e così via, e li fece ritirare, i quali non solo si ritirarono, ma dichiararono il proprio appoggio a Biden, lasciando invece in corsa, oltre allo stesso Sanders, che naturalmente non accettò il discorso, cioè sono avanti, la Warren. Perché la Warren fu lasciata in pista? Perché combatteva nella stessa parte politica all'interno del Partito Democratico nella quale combatteva Sanders, e quindi gli portava via dei voti. Risultato: nel super martedì, colui che fino a 10 giorni prima era considerato un poveraccio che non aveva nessuna possibilità, prese un larghissimo margine di voti e successivamente arrivò alla nomination. Ma guardate che è sempre la stessa persona. È sempre la stessa persona alla quale la candidata attuale alla vicepresidenza democratica Kamala Harris disse peste e corna nel primo dibattito interno che fecero. Lo accusò di aver avuto posizioni razziste sostanzialmente quando era giovane, perché il buon Biden è in politica da, non so se 60 anni, è stato 47 anni, 47 anni che fra Senato e altro è in ballo, e nel 1987 si candidò per la prima volta alla presidenza. Sono passati 33 anni. Sì, in vista delle elezioni dell'88 si candidò nel 1800, un po' troppo direi, nel 1987. Quindi è in pista da un tempo infinito,
e non ha mai brillato, diciamo la verità, però nella situazione data, per evitare che il partito fosse rappresentato nella campagna elettorale contro Trump da un estremista di sinistra come viene considerato in America Bernie Sanders, che lì la sinistra e la destra per l'Italia, per l'Europa e per gli Stati Uniti sono cose abbastanza diverse, ma da loro indubbiamente considerato, almeno fino a qualche anno fa, un estremista di sinistra, era meglio che si candidasse una persona come Biden, che rappresentava qualcosa che i centristi del paese potevano accettare. Quindi c'è tutto questo dietro alle spalle di questo finale di campagna elettorale, che è dominata da alcuni fattori che nessuno poteva prevedere. Perché chi va a prevedere che venga fuori una pandemia, un'epidemia come il Covid o coronavirus, eccetera? Perché abbiamo un precedente, si dice c'era stata la spagnola, ma la spagnola fu nel 1918, dal punto di vista elettorale, nel 1918, quando c'erano le mid-term election e non le elezioni presidenziali, quindi ebbe un'incidenza del tutto particolare e marginale. Tornando alla figura del presidente in cerca di un secondo mandato, diciamo che sono quasi 30 anni che siamo abituati, anzi no, sono 30, sì, quasi 30 anni, da Clinton in poi siamo abituati a dare quasi per scontato che venga rieletto. Sì. Era così per Trump all'inizio del 2020, è cambiata la situazione con tutti gli eventi del 2020, di cui la pandemia è solo chiaramente quello maggiore. Ma torno a quello che ho detto prima, io ritengo che almeno fino a metà di febbraio si potesse dire che la sua rielezione fosse praticamente, non dico quasi pacifica, ma insomma molto, molto probabile. E in fin dei conti l'economia andava bene, la situazione in generale negli Stati Uniti era favorevole, si era comportato nel modo che aveva promesso, nel quale aveva promesso di comportarsi, questo è molto importante. Se tradisci le attese, George Herbert Bush fu defenestrato perché non aveva rispettato gli impegni presi con l'elettorato, soprattutto per quanto riguarda le tasse. Aveva detto guardate queste labbra, non aumenterò mai le tasse, poi le aumentate. Non è una cosa... Mandato nel momento. Fu sconfitto da Clinton, sia pure in quella situazione particolare con Ross Perot, che era il terzo candidato che gli portò via un sacco di voti, quindi è una cosa molto particolare. Comunque successe. Ecco, quindi io direi che fino a quando non è scoppiata la pandemia e fino a quando il Partito Democratico non ha fatto quella conversione di cui ho parlato prima, era decisamente favorito lui. Non in maniera assoluta, ma favorito lui. Le cose sono radicalmente cambiate, anche perché qui interviene, come sempre, la narrazione dei fatti e non i fatti. I fatti sono messi in secondo piano, questo vale storicamente sempre. Conta la narrazione che se ne dà e per conseguenza la narrazione dice che un candidato che se n'è stato praticamente chiuso in casa sua per tutto questo periodo avrebbe amministrato meglio la nazione in questo frangente di uno che invece ha dovuto combattere la situazione. Questo è. Non si capisce da che cosa si debba evincere questa capacità di Biden e del Partito Democratico che non aveva mani in pasta, se non in molti stati dove c'è stato un disastro. E in molte città governate dai democratici, dove ci sono state violenze, sopraffazioni, distruzioni e così via, quindi non hanno dimostrato chiaramente di essere capaci, ma la narrazione dice che invece sono molto più bravi. La narrazione. Un altro evento che poteva forse mettere in crisi la ricandidatura di Trump è sicuramente la procedura di impeachment tra gennaio e febbraio, sì. Ma una cosa che mi ha colpito nel libro dei suoi scritti è che lei fa notare che forse non sarebbe stata, è conclusa con la soluzione, ma in ogni caso non sarebbe stata così vantaggiosa per i democratici, o non in automatico. No, beh, allora, attenzione, se si fosse arrivati in fondo e fosse stato deposto, cosa che non è mai successa nella storia degli Stati Uniti, perché ci sono due precedenti, il precedente di Andrew Johnson, che è il successore di Lincoln, quando fu avanzato Lincoln, successe Andrew Johnson, fu messo sotto impeachment per varie questioni, ma se la cavò per un soffio, perché messo sotto impeachment dalla Camera, quando poi il Senato, questa è la procedura, come è stato fatto anche in questa occasione, ha votato per un solo punto, non arrivò a 2/3 per destituirlo e per conseguenza rimase il Presidente. La seconda volta, per quanto nessuno se lo ricordi, è stato quando è stato messo sotto impeachment il Bob B. Clinton, perché aveva mentito sotto giuramento davanti a un giudice. E allora se la cavò anche lui, perché insomma alla fine dissero vabbè, lasciamo perdere, non è una ragione per destituirlo. Ecco, ma insomma, ognuno ragiona come vuole. C'erano altre ragioni forse per farlo, ma la faccenda di Clinton era che era simpatico. Era simpatico e fortunato, e quindi quando uno è simpatico e fortunato le cose vanno bene, non ci sono problemi. Allora,
Quindi era la terza volta e, come è successo nei primi due casi, è andata al fallimento. Ma se ci fossero riusciti, come ho detto prima, Mike Pence, che sarebbe subentrato, sarebbe stato, dal punto di vista di coloro che volevano restituire Trump perché è considerato troppo di destra, molto peggio, perché è un integralista, è un vero integralista. Lo ha sempre stato per tutta la carriera politica, lo si conosce per tale, come governatore dell'Indiana, come operatore in campo politico da sempre. Quindi, da questo punto di vista, non avrebbero avuto un grande successo. C'è da dire che sarebbe stata la prima volta e per conseguenza. Ma in realtà tutta quell'operazione fu dovuta al fatto che Nancy Pelosi, che ha 80 anni, perché attenzione ragazzi, mettiamoci in chiaro. Allora, Biden compie 78 anni a novembre. 78. Quindi un ipotetico secondo mandato. Lo comincerebbe adesso gli 82 anni. Poi, Trump ne ha 74 compiuti, ok? Nancy Pelosi, che è la speaker della Camera, ne ha 80 compiuti. Il presidente pro tempore del Senato, che è Chuck Grassley, ne ha 87 compiuti. Ma insomma, che cavolo, scusate, dico che cavolo. Ma che razza di classe politica c'è in America dove sei? Ah, Elizabeth Warren, che era l'alternativa a Bernie Sanders. Ah, Bernie Sanders è nato prima di Pearl Harbor. L'attacco a Pearl Harbor dei giapponesi è del 7 di dicembre del 1941 e lui è nato tre mesi prima. Non so se mi spiego. La sua alternativa sulla costa, diciamo, socialista del Partito Democratico era la Warren, che ha 71 anni. Ma è possibile che non ci sia nessuno più giovane? Quando c'è qualcuno di giovane lo eliminano immediatamente, come è successo con Buttigieg, che per il quale ci sarebbero tante cose da dire, ma era in fondo il primo giovane e l'unico giovane ancora in pista, con forse Beto O'Rourke. Allora, questa è la situazione. Abbiamo dei candidati vecchi, assolutamente vecchi. Adesso però veniamo agli altri candidati. Non vogliamo venire agli altri candidati. Sì, allora i partiti sono 36. No, momento, allora. Esiste nomi abbastanza stravaganti. Allora andiamo in un altro discorso. Mi permetta. In origine, i candidati alla Casa Bianca erano più di 1000. Nel 2016 erano 538. Se andate sui miei libri, li trovate, li ho elencati tutti. Adesso farò l'elenco di questi più di 1000 che erano candidati precedentemente per i partiti più improbabili, e che magari si presentavano in un solo stato o addirittura in una sola contea, quindi cose di questo genere, per rappresentare un'idea, oppure per vanagloria, perché gli piaceva, che ne so, per qualsiasi ragione. In realtà poi dopo, alla fine, quelli che si sono presentati realmente, cioè che sono andati stato per stato o in molti stati a chiedere di essere ammessi stato per stato, perché il discorso è stato per stato, al ballottaggio presidenziale, sono 37. C'è il Partito Democratico, il Partito Repubblicano e il Partito Libertariano, che sono presenti in tutti e 51 le circoscrizioni, perché sono i 50 stati più il distretto di Columbia. Okay? Questi tre partiti sono presenti in tutti e 51, in tutti e 51 le circoscrizioni. Poi c'è il Partito dei Verdi, che arriva a 35-36 stati nei quali è candidato. Non è riuscito a candidarsi dovunque. E poi ci sono dei partiti minori, dei candidati minori. C'è Roque de la Fuente, che è un perennial candidate. Esistono i perennial candidate, cioè sono quelle persone che si candidano ogni volta per una carica diversa, potrebbe essere per sindaco di Milwaukee, per dire, piuttosto che per governatore di uno stato, piuttosto che presidente. E Roque de la Fuente è uno che si presenta ogni volta, questa volta credo che sia in 15-16 stati. Alla fine prende 40-50 mila voti, 100 mila quando va bene, magari una volta 800 mila, ma non ha nessun significato, no? Poi c'è non si capisce bene se l'origine sia italiana o messicana, spagnola, si chiama Rita La Salvia, una roba del genere. Poi altri candidati in middle bank, sono candidati minori che sono, però, e poi c'è Kanye West, il rapper, famoso rapper, che si è candidato in 12 stati come indipendente. Ora, tutta questa bella gente prende dei voti. La gente dice, ma non serve a niente. Attenzione, non serve a niente. Ci sono casi in cui questi candidati minori hanno determinato l'elezione del presidente. Il caso più classico che viene ricordato è quello del 2000,
Ricorderete che alla fine la Corte Suprema tagliò la testa al toro, attribuì i voti elettorali, quindi i grandi elettori della Florida, a George Walker Bush, portandoli via ad Al Gore, che aveva fatto ricorso per ottenerli a propria volta. Questo determinò l'elezione di George Walker Bush. Ma in Florida c'erano quelli che avevano votato per George Walker Bush, c'erano quelli che avevano votato per Al Gore, ma c'erano 100.000 persone, 96.000 persone, che votarono per il candidato dei Verdi che si chiamava Ralph Nader. Ora, i votanti verdi normalmente vengono considerati di sinistra. Siccome Al Gore perse alla fine per 537 voti, 537 voti che erano 0,009 degli aventi diritto al voto, dei votanti anzi, è chiaro che se appena appena non ci fosse stato Ralph Nader candidato, avrebbe prevalso e sarebbe diventato lui presidente degli Stati Uniti. Questo stesso ragionamento è stato fatto anche nelle elezioni del 2016, guardando ai famosi tre stati della Rust Belt che abitualmente votavano democratico, che in questa situazione hanno votato determinando l'elezione per Trump, e sono la Pennsylvania, il Michigan e Wisconsin. E cosa è successo in questi tre stati nei quali Trump ha vinto di pochissimi voti, addirittura di 10.000 in un governo? Ripeto, basta vincere di un voto popolare per avere tutti i delegati dello Stato. E cosa è successo in questi stati? Che molti hanno votato per Gary Johnson o per Jill Stein, che erano il candidato libertariano e il candidato green di quelle elezioni scorse, che hanno avuto un qualche successo. Il libertariano è arrivato a prendere 3,3 a livello nazionale, Gary Johnson, che non è, sono milioni alla fine, perché dobbiamo commisurare il numero degli elettori. 3,3, il 3,3 vuol dire un bel po' di voti, non è mica niente, non è niente. Quindi attenzione a dire a cosa servono questi altri elettori. Servono magari a far pendere da una parte l'elezione piuttosto che dall'altra. Io devo dire una cosa a proposito del fatto di più. Mi ero fermato sul 2016, stavo ragionando, perché avevo in mente quello che è successo nel 2012 tra i democratici. Perché nel 2008 tra i democratici. Nel 2008 la buona Hillary Clinton si candida per avere la nomination ed è la prima volta che una donna ha veramente la possibilità di arrivare alla nomination, perché c'erano tante altre donne candidate fin dal 1972, ma lei è la prima che ha la possibilità e viene battuta da Obama. Ma viene battuta da Obama per una cosa molto particolare, perché il sistema elettorale delle primarie del Partito Democratico è un sistema proporzionale. Per cui lei vince in tutti gli stati più popolosi, vince a New York, vince in California, vince nel Texas, vince in Florida, ma siccome l'attribuzione dei delegati è proporzionale, il fatto che abbia vinto 52 a 48 fa sì che lei abbia il 52% dei delegati, faccio un'ipotesi, 52 a 48, abbia il 52% dei delegati di quello stato e l'altro il 48, e siccome l'altro vinceva negli stati più piccoli, alla fine è arrivato primo. Se ci fosse stato il sistema che viene usato a livello nazionale dopo il winner take all method, che è usato dai repubblicani invece quando fanno le loro primarie, le loro caucus, la situazione sarebbe stata inversa. Lei avrebbe avuto la nomination, perché vincendo 52-48 avrebbe preso tutti i delegati di quegli stati e non soltanto il 52%. Sarebbe stata lei la candidata contro McCain nel 2008. Quindi vedete che cosa vuol dire accettare e prendere, usare un sistema elettorale piuttosto che un altro, da tutti i punti di vista, nell'ambito dei partiti, nell'ambito nazionale, cambia tutto, cambia assolutamente tutto. Sempre tornando alle donne candidate in ambito democratico, però volevo focalizzarmi un attimo sul ticket presidenziale, sulla seconda figura. Kamala Harris sembra quasi più protagonista lei. Viene presentata come così viene mediaticamente presentata. Come ho accennato in precedenza, se io fossi stato a capo di quelli che lo staff politico che consiglia Trump, avrei fatto tutta la campagna elettorale dicendo, tirando fuori i filmati del primo dibattito all'interno dei democratici per la nomination, nel quale la buona Kamala Harris, come ho accennato in precedente, attacca alla morte Biden.
dicendogli che era praticamente un razzista, perché alla fine quello era la sostanza, e quando lei era ragazzina le leggi che lui aveva portato avanti e approvato gli avevano impedito di avere una vita. E attenzione, lì è difficile dirlo, è figlia di un nero giamaicano e di una tamil. Quindi Obama non era così ma Obama non era per niente afroamericano, ma neanche lei. Allora il discorso è questo, scusate l'inciso, un afroamericano discende dagli schiavi, se no non è un afroamericano. Lei non discende dagli schiavi, ancora meno il buon come si dice, Obama aveva una mamma del Kansas, i nonni che lo hanno allevato che erano bianchi, non è mai stato in un ghetto dove vanno i neri che discendono effettivamente, che sono effettivamente afroamericani. Ha avuto tutte le possibilità di questo mondo, perché era anche di una famiglia abbiente, non lo so, perfino non sapeva cantare, che questa è un'altra delle caratteristiche che distingue uno che non è afroamericano. Gli afroamericani cantano benissimo, questo lo sapete, no? Questa è una battuta, viene fuori da Radici, è un vecchio libro che ebbe grande successo e che poi abbia una trasposizione anche cinematografica, televisiva, nella quale un nero molto intelligente diceva: porca miseria, vogliono che io canti, perché siccome sono nero devo essere per forza capace di cantare. Perché deve essere capace per forza, però è uno stereotipo, è una di quelle cose che dicevo. Quindi non era afroamericano lui, non è afroamericana lei, perché è figlia di un giamaicano e di una tamil. Quindi cosa c'entrano gli schiavi che arrivavano nel 1619 addirittura negli Stati Uniti? Me lo dovete raccontare. Ecco, io avrei impostato una campagna elettorale tirando fuori quei filmati e dicendo: ma come fa questa donna che è così inviperita, ve lo facciamo vedere, nei confronti di Biden, a fargli la vicepresidente, e come fa lui ad accettare che ci sia come vicepresidente una persona che gli ha detto peste e corna, che pensava le cose che ha detto contro di lui? Come fanno? E invece questa cosa viene sottaciuta. Boh, non so. Dovrò andare io a dirigere la campagna di Trump, ma siamo un po' in ritardo. Oramai è difficile. Il tema degli afroamericani, sì. E in generale, il fatto che gli Stati Uniti sono una nazione, uno stato dove, o meglio, uno stato federale in cui le etnie sono, cioè non è come in Italia, dove grosso modo c'è una maggiore uniformità, etnie e religioni. Come per Bacco. Quindi neri, c'è bianchi, tutto, eccetera, tutto, cattolici, tutto. Protestanti, evangelico, sì. Mi ricordo ai tempi arabi cristiani, perché Justin Amash, che era il candidato possibile del Partito Libertariano, che io considero un grand'uomo, che poi non si è presentato, è un arabo cristiano. E però c'è sempre la, o c'era, non saprei, ce lo dirà lei, la maggioranza WASP, assolutamente white Anglo-Saxon protestant. Ma questa è una cosa che purtroppo, dal mio punto di vista, non dovrei dirla. Ma comunque è una cosa che è andata declinando, oramai la situazione è ben diversa, perché ci sono altre etnie che si sono imposte, gli ispanici sono moltissimi. Attenzione quando si parla di ispanici e di voto latino, perché ci sono ispanici e ispanici. Perché se voi andate in California, gli ispanici sono tutti democratici, buonanotte al secchio. Ma se voi andate in Florida, dove ci sono gli ispanici che sono venuti via da Cuba, la situazione è diversa. La maggior parte vota repubblicano, perché hanno una situazione originale completamente diversa, no? Quelli che vengono da Cuba evidentemente sono gente che è scappata da Cuba o è stata esiliata, o è stata mandata via in qualche modo, la quale ha delle ragioni per avere delle posizioni non di sinistra, diciamo così, definiamole di sinistra, e quindi vota repubblicano. Quindi attenzione, ma ci sono gli ispanici o latinoamericani, ci sono i pelle rossa, che purtroppo sono una piccola minoranza, ma comunque ci sono. Poi ci sono i neri, che una volta andavano a votare di meno e che invece adesso votano di più. Sono più del 10%, arrivano al 13-14%, qualcuno dice al 16%. Comunque ci sono tutte queste statistiche. Ci sono gli asiatici, molti asiatici, anche se non partecipano molto alla vita politica, perché stanno nei loro ghetti, nei loro Chinatown, tutte quelle parti lì, però ci sono. Quindi c'è un sacco di gente che... ci sono addirittura gli oceanici. Nessuno ci pensa, ma gente che viene dalla Melanesia, Polinesia, davvero, ma sono tanti alla fine, se andate a guardare, perché per noi gli sembra niente, ma magari sono 1 milione, 2 milioni, roba del genere, perché su un numero sterminato di persone, 140 milioni di abitanti, è chiaro che 1 o 2 milioni vuol dire niente, ma vuol dire qualcosa. Se poi vanno a votare cambiano le carte in tavola.
Gli italoamericani sono il 17%, che non è poco. Non è poco decisamente, tant'è vero che Von Trump ultimamente si è messo a difendere la figura di Cristoforo Colombo. Perché siccome sapete che adesso c'è questa idea di abbattere le statue di tutti quanti, alcuni hanno cominciato ad abbattere o a voler abbattere anche le statue di Cristoforo Colombo, e lui ha fatto una dichiarazione nella quale dice che vuole difendere la figura di Cristoforo Colombo perché lui è sempre stato vicino agli italiani. Chiaro che si tratta anche di un'operazione di carattere politico per ottenere qualche voto in più, però insomma c'è tutto, assolutamente tutto. Ci sono gli alascani. Sì, gli alascani che sono qualcosa di diverso dai veri e propri pelle rossa. Perché siamo arrivati quasi a parlare di eschimesi, qualcosa di vicino. Quindi è una cosa diversa ancora. Parlava di Bible Belt. Come no, certo. Però anche questa esiste. Quello ancora, vale ancora. Era costituita, se non sono gli stati del sud, sono gli stati del cosiddetto profondo sud, che erano considerati quelli arretrati, poi in molte occasioni non lo erano fatto, e dove in effetti quello che conta è contava soprattutto, ma conta ancora, è la Bibbia. E quindi c'è della gente che crede esattamente in quello che dice la Bibbia senza metterlo in dubbio minimamente, no? Quindi sono naturalmente degli integralisti, votano naturalmente repubblicani. Ci sono da questo punto di vista delle cose molto importanti, delle aggregazioni molto importanti religiose. Per esempio ci sono gli evangelici. In molti stati gli evangelici, che sono praticamente una parte dei protestanti e che sono estremamente conservatori, diciamo così, hanno una prevalenza, se non una prevalenza, un'importanza notevole dal punto di vista elettorale e possono determinare il risultato elettorale. E quindi se vanno a votare tutti quanti, in questo caso per Trump, lo portano alla vittoria. In quegli stati, naturalmente, sto parlando di determinati stati e non dappertutto. Per inciso, gli evangelici si distinguono dagli evangelici invece presenti in Italia. Ah, no. Esatto, ma qui entriamo nel discorso del fatto che in Italia, in Europa, le cose, dal punto di vista politico, le definizioni sono di un certo tipo e in America di un altro. Lo stesso liberale e liberal sono due cose quasi all'opposto. Esatto, quindi attenzione a tutte queste cose qua, stiamo parlando delle definizioni americane, non delle nostre definizioni. Ecco, dicevo che ci sono tutte queste. Gli evangelici sono molto importanti, furono importanti soprattutto nel 2008, perché la vittoria di Obama, che come ho detto è arrivato alla nomination per via del sistema interno del Partito Democratico, perché altrimenti non ci sarebbe arrivato, la vittoria di Obama contro McCain fu determinata dal fatto che McCain non aveva preso delle posizioni veramente dure, estreme, nei confronti dell'aborto e del matrimonio fra gay. E gli evangelici dichiararono in molti stati che non sarebbero andati a votare, non che avrebbero votato per il rivale, perché questo non succede mai, che non avrebbero votato perché preferivano la traversata del deserto pur di non avere un presidente, nominando McCain, che non aveva le posizioni che loro volevano rispetto a questi due problemi e ad altri di carattere etico. Quindi che quello portò fece gioco ad Obama, il quale vinse anche per quella ragione. Siamo ormai quasi agli ultimi minuti, però ho un paio di domande, possiamo ancora farle. Lei aveva parlato qualche tempo fa di lunga estate calda. Sì. E tanto era per riprendere il titolo di un bellissimo film, bellissimo film con Paul Newman, di Remick, John Woodward, la moglie, e Orson Welles, c'erano tutti dei grandissimi, Angela Lansbury, attori, Tony Franciosa, ma un cast veramente pazzesco per un film che ricavava il suo plot, la sua trama da opere di scrittori che amavano il Sud, quello che è chiamato precedentemente il profondo Sud, in qualche modo, non quello dei poveracci, come quelli raccontati da Erskine Caldwell, ma di altri, di un certo livello, insomma. Ecco, quel film si chiamava La lunga estate calda. Io ho nominato così una parte dei miei scritti di questa estate, perché effettivamente siamo stati per un lungo periodo al caldo dal punto di vista politico. Questa faccenda del Covid, questa faccenda dei continui attacchi nei confronti di Trump per ogni e qualsiasi cosa, aveva surriscaldato il clima politico. Quindi è questa la ragione per cui ho dato il titolo La lunga estate calda a una parte degli articoli che scrivo. Io giornalmente scrivo 3-4 articoli
per varie testate, diciamo, online, perché non ho più voglia di scrivere sui giornali, tanto non pagano, diciamo la verità, non pagano più perché devo scrivere per loro. Peggio per loro che rimangono senza i miei iscritti, no? Allora, dicevo che io scrivo soprattutto per la fondazione della quale sono presidente onorario, cioè per Italia USA, la fondazione Italia USA, che ha tantissimi iscritti, per fortuna, è molto seguita, e se andate su questa mia, sulla fondazione che è italiausa.org, e cercate elezioni USA, trovate ogni giorno 3, 4, magari 7, 8, dipende dalla situazione, miei articoli che sono di carattere cronachistico, se succede qualcosa di particolare che va comunque segnalato nel giorno in cui sto scrivendo, o invece di carattere storico, se quello che sta succedendo mi fa venire in mente quello che è successo, che ne so, nel 1812 piuttosto che... Ecco, questo. Ultima domanda, perché ormai siamo in chiusura, aspettiamo domande da chi ci sta seguendo, ma... Li abbiamo annichiliti, li abbiamo annichiliti. Esatto, stanno, visualizzano, ma non domandano. sì. L'ultima, è chiaro che sarei tentato di chiederle chi vince, probabilmente mi darebbe anche la risposta giusta. No. Ma sono al 50%. C'è un... a monte della questione. Per tanti versi queste sono elezioni decisamente imprevedibili per il contesto, per il 2020, per tutto, la pandemia, Black Lives Matter e tutto il resto. Certo. Ma sono più imprevedibili di altre o mantengono quel tasso di imprevedibilità normale nella storia delle elezioni americane, almeno recenti? Allora, ci sono state elezioni nelle quali praticamente si sapeva dall'inizio che aveva vinto ed è andata così. Per esempio, non so, 1996, il candidato Bob Dole del Partito Repubblicano non aveva nessuna chance. Era quello che io chiamo il candidato d'onore. Però quello era il secondo mandato. Sì, è vero. Ma è il candidato d'onore, è il candidato che viene presentato perché è una bella persona, ha fatto quello che doveva fare nella sua vita, è anziano, sappiamo che dobbiamo perdere, candidiamo lui. Gli facciamo fare, cioè, è stato candidato alla presidenza degli Stati Uniti, il candidato d'onore. Un riconoscimento. Un premio alla carriera. Tanto sappiamo di perdere, quindi va bene, allegria. Esistono queste elezioni, ma esistono invece tante elezioni che sono combattute fino all'ultimo. Anche elezioni che in precedenza, prima della fine della campagna elettorale, o anche lo stesso giorno della campagna elettorale, ci dicono che invece deve vincere per forza quella persona lì. Beh, intanto tutti dicevano che abbia vinto Hillary Clinton e invece ha vinto Trump. Per il sistema elettorale per cui i voti si prendono stato per stato e non a livello nazionale, che abbiamo già discusso precedentemente. Ma ci sono altri casi. Nel 1948 Harry Truman, che era subentrato a Franklin Delano Roosevelt per via del fatto che Roosevelt era morto, lui era subentrato e tutti i sondaggi davano enormemente avanti il candidato repubblicano che era Dewey, Thomas Dewey. E disse Truman. Si arrivò al punto che ci sono delle fotografie bellissime di Truman che la mattina dopo ha in mano un giornale di Chicago che porta il titolo a 9 colonne: Dewey batte Truman. Mentre lui aveva vinto, perché erano talmente sicuri che la sera prima, quando erano arrivati i primi risultati, ha detto, beh, ha vinto, è un bel titolo. E invece, durante la notte, arrivando i risultati della costa pacifica, l'ultima a votare per via del fuso orario, adesso invece ci sono anche le Huawei, quindi addirittura bisogna aspettare le Huawei. Se fossero decisive le Huawei, bisognerebbe aspettare 7 ore, perché il fuso orario è quello che è. Allora, che cosa succede? Che hanno detto, ma ha vinto, e l'hanno scritto, tutti dicono che vince, ha vinto. Non aveva vinto, aveva vinto Truman, quindi bisogna stare attenti. Fino alla fine non si sa come va a finire, tranne quei casi particolari, ma lì si va in supplesso. L'unica cosa certa, comunque vada, è che nessuno potrà mai guardare il quarto. No, questo è ben certo. Chi sono i punti fermi è uno è questo, perché dopo i 4 mandati di Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, attenzione, non Teodoro, che fu eletto nel 32, nel 36, nel 40 e nel 44, e che nel 40 si ripresentò, malgrado tutti precedentemente avessero detto che più di 2 mandati non si potevano fare, come aveva all'inizio determinato George Washington, perché quando gli avevano proposto il terzo mandato aveva detto no, basta, ecco, tutti avevano accettato, in realtà c'era stato il buon Ulisse Grant, che dopo aver fatto 2 mandati, essere venuto a Varese, aver perso tutti i soldi che aveva all'ippodromo di Varese, perché soggiornava a Varese in un albergo che si chiamava Excelsior, giocava al casinò, no, all'ippodromo che c'era vicino, aveva perso un sacco di soldi ai cavalli.
Allora, per questa ragione, tornò negli Stati Uniti e cercò di farsi nominare per la terza volta nel 1880, ma non gli andò bene. Poi se la cavò perché scrisse le memorie, furono molto vendute e recuperò i soldi che aveva perso a Varese. Comunque, tutto questo è un inciso. Per dire che Varese ha importanza anche nella storia americana, attenzione. Io sono di Varese. Sì, che si sarà capito. Ma potrei raccontare tante altre cose sui rapporti tra gli Stati Uniti e Varese, ce ne sono tanti. Per esempio, il fucile con cui è stato ucciso Kennedy, è un Mannlicher Carcano 91. Salvatore Carcano, colui che l'aveva ideato e fatto realizzare, era nato a Varese. In realtà Bobbiate, che adesso è diventato Varese, ma comunque a Varese. Quindi vedete che ci sono questi collegamenti, ce ne sono altri volendo. Vabbè, a Varese c'è una costruzione di Luigi Moretti, che è l'architetto che ha fatto il Watergate. E nel Watergate è successo quello che è successo, conseguenza dello scandalo Watergate, Nixon si divise. Quindi vedete che tutto quanto poi ritorna a Varese. Se vogliamo facciamo un lavoro solo su questo. Va bene, dicevo che cosa? Stiamo arrivando in generale dei quattro, del fatto che nessuno. No, appunto, allora, dopo che è stato eletto quattro volte, nel 1951 il congresso disse: ragazzi, qui non si può consentire una cosa del genere. E arrivò il 21esimo emendamento, che fu approvato nel 1951, che diceva che nessuno può essere eletto più di due volte. Attenzione! Non dice che nessuno può fare più di 8 anni, non dice che nessuno può fare più di 2 mandati, dice che nessuno può essere eletto. Uno, è la stessa cosa, non è affatto la stessa cosa. Attenzione, se io dico che nessuno può fare più di 8 anni è una cosa, che nessuno può fare più di 2 mandati è un'altra ancora, ma che nessuno può essere eletto più di 2 volte. Poniamo che io venga eletto, non è possibile perché non ho i requisiti, ma ho l'età giusta perché sono più giovani degli altri candidati. No, di Trump no, ma di Biden e di Sanders sì, sono più giovani. Allora dicevo, supponiamo che venga eletto presidente degli Stati Uniti e quindi sono stato eletto una volta. Un mese dopo essere entrato in carica, mi ammalo. Do le dimissioni perché la malattia è tale per cui non posso esercitare il potere e il mio vicepresidente diventa presidente d'esercita. Passano gli anni, arriva l'elezione susseguente. Io sono guarito, mi ricandido. Il mio vicepresidente, che è diventato presidente, mi dice: ma sì, fallo tu nuovamente, e io vengo rieletto. Sono stato eletto la seconda volta, ma non ho fatto 8 anni quando avrò finito il secondo mandato, perché ho fatto solo un mese del primo, o 2 mesi, o 3 mesi, o 2 anni, eccetera. È che la definizione, la dizione esatta è: non può essere eletto più di 2 volte. Cambia tutto. L'ora è tarda, quindi è tarda. Dobbiamo continuare, dobbiamo raccomandare a chi ci ha seguito di continuare con la lettura di, ecco, stavo sbagliando la quadratura, USA 20 o USA 2020, sì, 2020 come dicono gli americani, sì. Di Mauro Della Porta Raffo, edizioni Ares, dove troverete tantissimi aneddoti, c'è tanta roba. Tantissime perle e anche tanti equivoci sfatati. Assolutamente, ce ne sono infinità. E sulle vicende che hanno caratterizzato le elezioni americane. Diciamolo, la prossima edizione sarà di 3.000 pagine, quindi non lo so, sì, vedete un po' voi. Vedete un po' voi. Bene, siamo arrivati al termine, quindi vi diamo appuntamento per tutto il resto alla prossima notte del 3 novembre per sapere. Io sarò a porta a meno che il Covid non ci costringa a chissà che cosa. E comunque mando dei filmati, no, mando degli articoli che verranno letti mentre passerà un filmato su vari argomenti. E con le edizioni Ares vi diamo appuntamento invece a martedì prossimo, 27 ottobre, con Mariolina Ceriotti Migliarese e Martina Benini, che, come abbiamo detto in apertura, parleranno del libro Risposami. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Mauro Della Porta Raffo. Ci vuole già coraggio a sposarsi una volta, Risposami diventa una roba. Scusatemi, e non voglio intervenire nell'argomento. Cioè, da fuori mi interesserà, mi interessa, voglio sapere perché e come. Perché e come. Grazie. Assolutamente, ma ce ne sono tante altre, un giorno faremo una trasmissione solo su questo.